Guillermo Mazzacurati al suo esordio con Notte Italiana. Hai terminato appena adesso le riprese. Puoi parlare del film, del tipo di come l'hai costruito questo film? Un film con delle ambientazioni particolari, girato in un posto molto diverso dalle location dei film italiani. Com'è nata questa storia? A partire da questi luoghi oppure da una storia che avevi già in voi? Allora, no, è partita da. Allora è partita da del materiale che ho cominciato a raccogliere nel tempo, diciamo verso gli inizi degli anni 80, grosso modo. L'inizio degli anni 80. Allora, è partita. Stop. Fermi tutti. Ok, io vado. Okay. Come è partita? No, è partita così. Ho cominciato a raccogliere del materiale, delle foto che ho cominciato a scattare appunto attorno all'81-82, insomma, come periodo, e a dei trafiletti di notizie di cronaca di quella zona che mi sono messo da parte piano piano. Tutto è nato in realtà da un trafiletto in particolare che mi ero messo via all'inizio e che mi aveva incuriosito. Era un episodio di piccola cronaca nera che riguardava appunto quelle zone, e così mi aveva incuriosito, l'ho messo via. Poi ci sono andato in quei posti, ho cominciato a fotografarli, mi piacevano, mi piaceva soprattutto il fatto che rispetto a, così, insomma, in generale a quello che è l'immagine del paesaggio italiano in genere, ci fosse un'assenza di abitato ormai diffuso in generale poi nel resto del paese, insomma, che lo rendeva così, insomma, abbastanza astratto, vuoto. Sto dicendo le cazzate, basta, non riesco a... No. Oh, fermiamoci un attimo. Quella cosa che conosci meglio, poi la storia di questo film. Partiamo da lì, dalla storia di questo personaggio a questi luoghi. No, ma andava bene il discorso, come l'avevi impostato prima. Benissimo. Certo. Con due me. Sì. Vai. Ecco, allora, come sei arrivato a girare il film in questi luoghi? Che cosa ti interessava? Allora, diciamo, prima di tutto ho cercato un posto dove ambientare una storia che avevo in mente, e questa, insomma, è stata la difficoltà maggiore, perché cercavo appunto un posto disabitato, disadorno, spoglio, in realtà non è un tipo di... No, guarda, c'è lui che ride, bisogna che vada via. No, ti prego, Mirko. Con due di seguito. Sì. Allora. Rifammela te, va, dammi. Sì, come mai hai scelto di ambientare questa storia in un luogo così particolare? Ma perché ho cercato un posto dove ambientare... No, ma guarda, veramente mi sono ingroppata. Carlo, ma vai, relax. Che ti frega? Sì. Di quello che ti pare, poi esce fuori. Certo. Allora, quella lì è una zona che conosco abbastanza bene, perché ci sono nato vicino e ci sono passato... Scusa, hai cambiato computer. Te fammi parlare, dopo io vado avanti. Vabbè. E certamente ingruppiamo la roba. No, l'esigenza più grossa era quella di trovare un paesaggio che fosse adatto al tipo di storia che avevo in mente. Ho girato un po' e poi sono arrivato nella zona del delta del Po. Non è il delta, diciamo, che
già esiste in qualche modo nel cinema attraverso i film di Antonioni e di Visconti e di altri, perché in 40 anni si è molto modificato geograficamente. L'immagine, diciamo, tipica che si ha di quel posto è un'immagine molto acquatica, essendo un delta. In realtà negli ultimi anni delle modificazioni provocate dall'uomo, provocate dai cambiamenti naturali, l'hanno reso molto più un deserto che un posto d'acqua. Questo fatto ha permesso non sviluppo urbanistico della zona, che ed è rimasta, insomma, è mantenuto un suo paesaggio vuoto, così, insomma, strada. Cercavo un posto del genere perché mi spaventava l'idea di realizzare un primo film in una città dove, o comunque, diciamo, in un paesaggio urbano brulicante, dove non sarei stato io a determinare le immagini, ma in qualche modo avrei avuto delle immagini preesistenti nelle quali svolgere la mia azione, insomma, l'azione che avevo in mente. Ecco, questa è stata un'esigenza, diciamo, inizialmente formale. Dopo, lentamente, la storia e il paesaggio si sono compenetrati, insomma, nell'arco di un po' di tempo. Cioè, ho cominciato a raccogliere delle notizie su questi posti e a utilizzarle, facendole entrare nell'idea della storia, e piano piano, insieme alle immagini e ai sopralluoghi che sono avvenuti in pratica nell'arco di 4 anni, nel senso che ci sono andato più volte io fotografandoli, ecco, si è cominciato a accumulare un'idea, insomma, un'idea fatta di trafiletti di giornale, della storia, diciamo, dell'idea che era a monte, e di fotografie. Poi con Franco Bernini, che è lo sceneggiatore assieme a me di Notte Italiana, abbiamo incominciato a buttare giù un trattamento, questo circa nell'84. A quel punto, con il trattamento in mano, abbiamo pensato di cercare qualcuno interessato a produrre questo film. Abbiamo avuto dei contatti, i contatti ci hanno stimolato a scrivere la sceneggiatura, anche se non avevamo non c'era un contratto, era solo uno stimolo, così, di interesse, che ha fatto scattare questo meccanismo. E a quel punto avevamo una sceneggiatura. Ci sono stati dei tentativi di produzione, insomma, delle false partenze. Diciamo che io ho passato grosso modo 3 anni per cercare di produrre il film dal momento in cui avevo la sceneggiatura in mano finita. 3 produzioni, dei rapporti con Cinecittà, ma insomma, come spesso in questo periodo succede, insomma, non è andata bene. Poi ho conosciuto Nanni e inizialmente era solo un rapporto di amicizia, così, insomma, di grande simpatia da parte mia per uno che fa cinema e che stimo soprattutto come persona. Con Nanni il discorso è nato non all'inizio del nostro rapporto di amicizia, ma dopo qualche anno, quando lui, credo, ha deciso di mettere in piedi una casa di produzione. Allora mi ha chiesto questa sceneggiatura da leggere, io non sapevo ancora perché, così, insomma, io gliel'ho fatta leggere anche con un po' così di timore, di pudore. Invece a lui è piaciuta e mi ha detto di questa cosa. Mi sembrava molto, così, insomma, un sogno, ma insomma, ecco, una cosa abbastanza difficile, anche perché avevo passato 3 anni non facili nel cercare di produrla e sapevo quanto era difficile. E invece devo dire che in pochissimo tempo, con grande praticità e secchezza, questa cosa si è realizzata, e quindi mi sono trovato improvvisamente nelle condizioni di fare questo film. Ho cercato di prepararmi soprattutto tornando lì e rivedendo i posti, e questa volta anche con gli attori in mente, che nel frattempo venivano fuori, cioè il cast. Che dire, niente, sono andato a fare dei sopralluoghi veri per la prima volta, cioè con un direttore di produzione, abbiamo visitato i posti che io già conoscevo, ne abbiamo scelto i più adatti in base alle scene, e a quel punto
niente, insomma, ci siamo trovati all'inizio della ripresa del film, ecco, questo. Senti, come... È difficile avere come produttore una persona che è anche un regista, e anche un regista poi molto che fa un cinema molto particolare. Ma non so darti una risposta precisa perché non ho esperienze diverse, cioè non è difficile e non è stato difficile in assoluto questa esperienza, perché Nanni mi ha aiutato molto nella preparazione, sugli attori, sulle revisioni della sceneggiatura, ma dal momento in cui il film è iniziato mi ha completamente lasciato mano libera, diciamo, nelle scelte, nel lavoro che stavo per cominciare a fare, insomma. Durante tutte le riprese non ho avuto nessun tipo di problema, anzi ho avuto, credo, condizioni straordinarie da tutti i punti di vista, insomma, produttivi, umani. Credo in questo di aver avuto una grossa fortuna, insomma, per cui non difficoltà. Senti, tu sei una persona che si occupa di cinema, anche sotto diversi aspetti, da molti anni. C'erano dei modelli di cinema che ti interessavano di più? C'era qualche cosa a cui ti volevi riferire poi scrivendo questa sceneggiatura, pensando a questo film? Sì, credo di sì, talmente tanti che poi si confondono insieme e non riesci più a riconoscerli, perché diventano impastato insieme a, così, all'idea, al paesaggio, all'Italia di oggi, ecco, poi una cosa nuova, credo, insomma, comunque dentro di me, per cui non riesco più a rintracciare questi elementi. Sì, c'è, a me piace molto il cinema e quindi ho i miei gusti, mi piacciono delle cose e credo che questo abbia indubbiamente influenzato nelle scelte. Ho cercato di fare un film che mi permettesse di non... Insomma, Notte Italiana è soprattutto un tentativo, insomma, di allontanarsi. Diciamo di avere un rapporto con l'Italia. Allora ti ripeto, Notte Italiana è soprattutto un tentativo di avere un rapporto con l'Italia reale di oggi e di fare un film comunque con degli elementi no, perché diventa complicato, mi sto imbastendo in un discorso infernale. Cioè, diciamo, ho cercato di raccontare una storia possibile oggi, ma possibile però anche avventurosa in qualche modo. Cioè, ho cercato nel territorio di sviluppare, inventare una tensione che lo rendesse film, da una parte, e dall'altra però che avesse un rapporto con la realtà. Ecco, questo è il tentativo di equilibrio di questa storia. Per fare questo ho, diciamo, soprattutto tenuto conto di due fatti: di avere una storia che funzionasse, cioè dell'importanza quindi di avere storie che funzionino, snodi che funzionino, sceneggiature che funzionino e attori in grado di... cioè, e la bravura degli attori, insomma, in questo. Cioè, sul resto mi sentivo, come dire, un po' più tranquillo, sapevo che avevo un territorio, delle immagini solide. Il film è la fusione di questi elementi, credo, insomma, in qualche modo. Senti, ma appunto la storia di questo film ce la puoi vagamente accennare, insomma, cosa succede? Questo è un casino. Ma è la storia... No, la storia no, dai. Serve assolutamente... indispensabile. Allora, beh, cioè, se dovessi definirlo come attraverso un genere, credo che il genere più vicino, anche se può sembrare così, insomma, un po' vecchio come,
come termine lo definirei un film d'avventura, nel senso che allora i generi sono un po' contenuti. Finito? Riniziamo tutto da capo. Soprattutto nella zona più a mare è rimasto pochissimo di laguna, sono rimaste delle vastissime zone di terra spesso incolta perché è molto salina, con ogni tanto qualche casone e con queste strade dritte. Ma era una zona dove c'erano le installazioni dell'AGE tutte le giorni? Ma è una zona dove dopo la guerra. Sì, dopo la fine della guerra ha subito dei tentativi, diciamo, di industrializzazione falliti, che sono rimasti sopra come un'immagine crollata. Ci sono per esempio degli enormi zuccherifici abbandonati che sono delle gigantesche cattedrali in questo deserto, oppure ci sono appunto le pompe di gas metano, e sono tutti tentativi di industrializzazione degli anni 40, 50, 60. Che poi in qualche modo sono falliti ed è una zona perduta, diciamo, economicamente, ecco, una zona insomma popolata di fantasmi con delle storie particolari alle spalle. E niente. Addirittura in questo posto dove giravate poi finiva la strada, sulle carte segnato come la fine. Sì, sì, poi tra l'altro è una zona anche piena di, almeno per me lo è stato, poi non lo so, forse io ho fantasticato ovviamente sopra questo, piena di suggestioni etniche, una zona attraverso il mare vicino alla Jugoslavia, per cui ci sono delle componenti slave attraverso marinai che arrivano, molto spesso se entri nelle case si sente e si vede Tele Lubiana. Cioè ci sono proprio delle contaminazioni, è una zona d'Italia, della provincia italiana, però così, come credo poi molte altre zone d'Italia, staccate dal centro, dalla centralità, dall'idea che abbiamo omogenizzato di questo paese. Allora mi piaceva inventare all'interno di un territorio perduto in qualche modo, che però è Italia, un'avventura possibile. Allora ecco, i due elementi. Diciamo, parlare dell'Italia di oggi, perché anche questa è Italia, e scoprire un'avventura dentro questa Italia possibile. E in questo senso ho cercato, diciamo, tenendo questi due elementi presenti, di scrivere questa storia. Come ti dicevo, è per me una storia di avventura che contiene, quindi lo definirei un film d'avventura che contiene altri generi, contiene il giallo in qualche modo, contiene anche la commedia, nel senso che è una storia condotta in gran parte, almeno spero, con una certa leggerezza, giocando sui dialoghi, sulla presenza di attori bravi che portino, diciamo, la situazione in una certa direzione. È costruito in un modo anche un po' vecchio, se vogliamo, come tipologia narrativa, ecco. E sì, avevo voglia di fare un film d'avventura, avevo voglia di fare un film in qualche modo che rendesse credibile e possibile oggi un'avventura, insomma, in un paese dove quando si fantastica si tende ad andare via col pensiero, ad andare altrove, insomma, in esotismi, in altri posti. Insomma, questo è il. Senti, ma questo personaggio, il protagonista, che è poi Marco Messeri, sì. Cosa succede? Perché si trova in questi posti? Insomma, la storia è una partenza apparentemente normale. Volutamente normale. Lui parte da una media città del nord ed allora Marco è un avvocato e parte da una media città del nord per lavoro, e per lavoro si trasferisce in questa zona. Deve sovraintendere l'esproprio da parte dello Stato di una vasta area di terra che lo Stato appunto farà diventare parco naturale.
quindi si stabilisce in una locanda che non è abitata nel racconto da almeno una ventina d'anni, cioè non è più frequentata almeno da una ventina d'anni, e lì incomincia il suo lavoro. Ecco, questo è l'inizio, questa è la partenza, insomma, grosso modo. Lì incontra dei personaggi